come vedete in queste foglie dobbiamo avviare, invece di fare 35 catenelle e poi fare la lavorazione, io faccio invece 70 catenelle, perché equivalrebbero due foglie, 35 più 35 più una, perché come vedete qui ho lasciato un buchino, ok? Questo buco mi permetterà pratica di prendere il mio filo di ferro per fare il gambo, entrerò nel mio gambo, poi ovviamente lo fermerò, devo anche rivestirlo, ok? Quindi verrebbe perfetto. Quindi noi dobbiamo adesso in pratica avviare 70 più 1 di catenelle. Facciamo il nostro cappio così. Ecco qua. E avviamo le nostre 70 catenelle più 1 che ci serve per fare la prima maglia bassa. Quindi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andiamo alla seconda catenella che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassa, quindi filo sull'uncinetto, entriamo e tiriamo fuori il filo e poi lo ritiriamo di nuovo per chiudere. Così. Facciamo 3 maglie basse, quindi ogni maglia bassa su ogni catenella, ok? Poi facciamo 3 mezze maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva, prendo il filo e lo tiro per tutti e 3 fuori, così, unendoli. Questa è la mezza maglia alta. Ne facciamo in totale 3 di mezze maglie alte, quindi una l'abbiamo fatta, due, purtroppo ho la luce bassa, devo alzarla, e 3. Filo sull'uncinetto, entriamo e tiriamo per tutti e 3. E adesso facciamo 3 maglie alte, quindi una, due. La maglia alta si fa come vi spiego la maglia alta, magari per chi non lo sa. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva, prendiamo il filo, lo tiriamo prima per 2 e poi filo sull'uncinetto e lo tiriamo per l'ultima volta e facciamo la nostra maglia alta. Adesso noi dobbiamo fare delle maglie doppie. Vi spiego come, spero di farlo vedere bene per chi non sa cosa è la maglia doppia. Quindi filo sull'uncinetto e lo ripassiamo per 2 volte, quindi sull'uncinetto ne abbiamo 3 capi, 1, 2 e 3, ok? Poi tenendolo fermo il filo per non farlo scappare, entriamo nella catenella successiva, tiriamo fuori il filo, così lo entriamo, filo sull'uncinetto, tiriamo prima per i primi 2, tiriamo filo sull'uncinetto, tiriamo per i successivi 2, filo sull'uncinetto e lo tiriamo per tutti. In totale noi dobbiamo fare 16 maglie doppie, siamo a 15 e 16. Ecco qua. Adesso ripetiamo il gruppetto che abbiamo fatto dall'inizio, ma all'inverso, cioè facciamo 3
maglie alte, quindi 1, poi 3 mezze maglie alte, quindi facciamo il ritorno in pratica, 1, 2 e 3 mezze maglie alte e infine, come abbiamo fatto dall'inizio, 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Ok, questa in pratica è una parte della foglia, ok? Ops, una parte della foglia. Quindi abbiamo 3 maglie basse, 3 mezze maglie alte, 3 maglie alte, 16 maglie alte, poi 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte e 3 maglie basse. Adesso io proseguo per tutte le mie catenelle, ma dobbiamo fare un buchino, quindi dobbiamo fare uno spazio per poter far passare il nostro stelo. Quindi faccio 2 catenelle, ok, salto una catenella di base, solo una, vado alla seconda, quindi quella successiva, e faccio la mia maglia bassa. E in questo caso, vedete il buchino? E in questo caso io inizio anche l'altra foglia, quindi farò adesso una maglia bassa, l'abbiamo fatto, quindi altre 2 per un totale di 3, quindi 3 maglie basse come abbiamo fatto con l'altra foglia, 2 perché una già l'avevamo fatto e 3, 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2, ok, ogni tanto mi perdo, e 3. Adesso facciamo le 3 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entriamo, facciamo 1, 2 e 3. Dopodiché facciamo le 16 maglie doppie, quindi gettiamo il filo per 2 volte sull'uncinetto, ok? In totale abbiamo 3 capi. Poi entriamo nella catenella tenendo fermo il filo se non scappa. Entriamo e usciamo per 2. Prendiamo il filo e usciamo per altri 2, prendiamo il filo e usciamo per tutto. Ne dobbiamo fare in totale 16. Allora, ho fatto anche le 16 maglie doppie, ok? Adesso ripetiamo come abbiamo fatto con l'altra foglia. Quindi, adesso 3 maglie alte. 2 e 3, 3 mezze maglie alte e tiriamo per tutte e 3, 3, mi sembra che si sta scaricando, tiriamo per tutte e 3 e poi 3 maglie basse, 1, 2, 3. Ecco qua, come vedete ho fatto un'unica striscia, ok? Ok, siamo arrivati alla fine, come vedete, ok? Noi adesso dobbiamo girare dall'altra parte, quindi nell'ultima maglia bassa noi facciamo 3 maglie basse,
di cui una è quella che deve essere la prima, cioè anzi l'ultima, scusate. Poi c'è una maglia che ci permette per girare, dopodiché la prima maglia bassa dell'altro lato. Quindi poi noi andiamo direttamente alla seconda perché la prima già è stata fatta. Teniamo il filo, se riusciamo a tenerlo fermo, così lo blocchiamo e lo facciamo sparire. E facciamo la seconda maglia bassa. 2 e 3, ok? Adesso proseguiamo. In pratica dobbiamo ripetere tutto il lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi abbiamo fatto 3 maglie basse, quindi ovvio faremo adesso 3 mezze maglie alte, poi 3 maglie alte, ancora 16 maglie doppie, poi 3 maglie alte, 3 mezze maglie alte. E 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Adesso, dove noi abbiamo fatto il buchino, non so se si vede, non dobbiamo fare nessuna catenella come abbiamo fatto all'inizio, perché dovevamo saltare una catenella di base. Quindi io faccio una maglia bassissima in questa maniera. Entro il mio filo senza mettere filo sull'uncinetto dentro, come se volessi fare una maglia bassa, ma in realtà prendo il filo e lo tiro direttamente sul cappio del mio uncinetto. Lo tiro fuori. E poi proseguo ancora così. Una maglia bassa, cioè 3 maglie basse, 3 mezze maglie alte e poi 3 maglie alte. Maglie alte. Adesso 16 maglie doppie. Ok, e siamo a 16 maglie doppie alte, ok? Ci rimangono di fare le 3 maglie alte, le 3 mezze maglie alte e le 3 maglie basse. Eccola qua. L'ultima maglia bassa la facciamo adesso, dai, così vi faccio vedere cosa ho fatto. Nell'ultima maglia bassa sottostante facciamo l'ultima maglia bassa di sopra, poi ne facciamo una seconda che non la contiamo perché ci serve per girare, dopodiché facciamo una catenella per fare la punta e andiamo alla prima maglia bassa dall'altra parte, ok? Prendo il filo ma non lo chiudo, lo tengo in sospeso. Questo è il mio filo, ci siamo? Io devo prendere la misura per poterlo farlo girare tutto attorno. Quindi non parto da quassù, cioè da qui, lasciando un pezzettino solo, ma lo prolungo un po' di più, in modo che così quando io inizio da questa parte, dalla parte superiore, vado a finire col filo che è tagliato, ok? Diciamo la parte iniziale la facciamo mettere, finire qui al centro dei no, dei nostri petali, dove c'è il buco. Quindi poi l'altro filo in pratica invece proseguirà dritto fino a raggiungere anch'esso dall'altra parte il buco, in modo che così stanno uniti insieme. Adesso vado alla dimostrazione. Prendo il cappietto, prendo il filo, lo passo dietro il lavoro, quindi qui, dietro, ok? Nel vostro caso che state guardando, lo state vedendo in avanti, ma in realtà dal lavoro che sto facendo io è la parte dietro, lasciando un bel filo bello lungo. Ho il mio filo. E possiamo chiudere questi due punti, quindi noi abbiamo fatto una specie di maglia bassa che non abbiamo ancora chiuso, quindi adesso noi la chiudiamo in modo che così blocchiamo il nostro filo. Quindi come vedete il filo è da questa parte dietro, il nostro filo è appoggiato sopra al cotone. Prendo il mio filo e chiudo il tutto, così il filo rimane bloccato, vedete? Dopodiché
non devo fare altro che fare ogni maglia bassa su ogni punto che sottostante che abbiamo fatto. Quindi facciamo già una prima maglia bassa abbiamo fatto, e allora non c'è bisogno di contarlo perché dobbiamo proseguire così per tutto il lavoro. Quindi ogni maglia bassa, così, bloccando il nostro filo. Come vedete, spero che lo vedete, il filo è messo sopra, o che fosse così, magari lo vedete. Io lo tengo fermo, prendo il filo e lo blocco, in modo che il filo non solo si viene bloccato, ma in più sparisce. E noi potremmo modellare la nostra foglia a nostro piacimento. Continuiamo così, completamente per tutto il giro, senza fermarci. Allora, adesso mi sto avvicinando, come vedete, al nostro buco. Adesso, dove noi abbiamo il buchetto qui, ok? Dobbiamo fare una maglia bassissima, però prendendo anche il filo, tenendo il filo fermo di sopra, in modo che lo blocchiamo. Maglia bassissima, così. Ok? Poi ne facciamo magari anche una seconda, ma più che altro per coprire il filo. Proseguo di nuovo con maglia bassa, quindi prendendo il filo e chiudo sia il mio punto e sia il filo viene bloccato. E proseguo così per tutto il giro, proseguiamo. Quindi andiamo dall'altra parte adesso. Vai. Ecco qua. Adesso sto girando completamente il lavoro dall'altra parte. Da questa parte è stata fatta tutta, ok? Adesso facciamo tutta la parte di sopra. Arrivata a questo punto dove abbiamo un buchino, dovremmo fare noi adesso una maglia bassissima, giusto? Invece al momento no, perché dobbiamo unire i due fili. Ecco come, vi spiego. Questo è il filo che noi stiamo lavorando in questo momento. Lo trascuriamo un attimino, non lavoriamo più niente. Adesso facciamo una cosa un po' stramba, un po', forse la parte più antipatica. Prendiamo il filo dell'altra parte, quella che abbiamo lavorato all'inizio, quindi questo è il nostro filo iniziale. Noi pieghiamo il nostro filo, lo portiamo verso in basso, tenendolo fermo qui al centro, così. Non dobbiamo fare altro, questo lo trascuriamo perché non ci serve al momento, quindi lo preghiamo in basso che non ci serve proprio e lavoriamo invece questo qui. Facciamo questa cosa qua, lo mettiamo tipo croce, così. Poi entro nel mio buchino, nel buco che abbiamo creato, prendo il filo e faccio una maglia bassa. In questo caso una maglia bassa perché dobbiamo bloccarlo veramente bene, bene, bene. E abbiamo bloccato i due fili, vedete? Sono completamente bloccati. Quindi noi adesso tiriamo un pochino questo qui che è quello superiore, in modo che così lo stendiamo un po', e tenendoli fermi lavoriamo. Questo lo lasciamo giù, questi due fili anzi vanno indietro che non ci servono al momento, e continuiamo a fare il nostro lavoro. Quindi entriamo nella catenella successiva, anzi nella maglia successiva, e facciamo di nuovo una maglia bassa. Siamo quasi arrivati alla fine, eh? Tutto più vicina possibile. Quindi prendo le mie maglie e chiudo. Maglia. E chiudo.
una catenella e facciamo una maglia bassissima per chiudere. È una catenella. Come vedete, è stato fatto tutto. Oh, finalmente. Ok. Così ve lo spiego meglio. Abbiamo fatto tutto il giro. Questo è il filo che noi abbiamo incrociato. Abbiamo preso il filo che era da questa parte che siamo arrivati a lavorare fino a qui, lasciando il nostro filo libero. Poi abbiamo preso dall'altra parte il filo che era quello iniziale, l'abbiamo piegato e portato al centro. Poi l'abbiamo incrociati, come se volessimo fare un nodo, ma non l'abbiamo fatto, abbiamo solo incrociato. Possiamo fargli una girata così, ma giusto per bloccarlo. Ecco qua. Adesso tagliamo il filo in eccesso perché effettivamente non serve tutto questo filo. Intanto, se il mio gambo lo inserisco, lo possiamo anche inserire da sopra, così almeno il buco lo vedete. Ecco qua. Come vedete è facilissimo entrarlo, poi questo in pratica noi la avvolgiamo così e poi possiamo sistemare la foglia come vogliamo. Visto? E ho fatto anche i fiori, ho fatto i petali di un fiore, l'ho voluto fare un po' diverso, un po' tipo piumato. Ho fatto i petali, poi farò un video anche ai prossimi video. Ciao!